Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su One Piece Odyssey e stiamo ancora esplorando la grotta in riva al lago. Il nostro obiettivo sarebbe uscire da questa grotta, ma in realtà io sto esplorando minuziosamente quest'area per cercare tutti i cubi che potenziano i nostri personaggi e tutti i loot che ci aiuteranno un domani negli scontri un po' più complessi. Apri, apri. Stemma Corpio 42. Cosa fa, cosa fa? Stemma Corpio 42. Core 42, sa cosa sarà? Il coraggio? Sì, 78. 67. 106, credo che finirà in mano ad Asop, io ve lo dico, 64. 50. Ok. 99. Cosa vuol dire? Scusami, coraggio che sta da dove, in base a cosa, scusa? Cioè, quello che ha meno coraggio è Sanji. Non chiamarla coraggio se non c'entra niente con l'effettivo coraggio del personaggio, perché non ha senso questa cosa. Va bene, se lo piglia lui, però scusami, cosa vuol dire? Ok. Piano, piano, piano. Ma lì, Rufy, lì. Piano, 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 piano. Piglialo tutto da dietro. Isa B è più forte. Perché? Doera. Watashi to tatakai tai yo ne? Sukoshi yousu o miru ka. Ma non ce l'ho io il round di sorpresa? Sa, kenka da. Perché lui è più forte? Ma mi ha fatto la linguaccia, l'ho visto, eh. Ma che maleducato. Adesso muore per primo questo. No, aspetta, io adesso ho un Gatling. Perché limitarmi ad un singolo target quando posso colpirli un po' tutti, dai. Vedi, vedi, vedi. Grazie, grazie. No, cambia, cambia, cambia qua. Vai. Raggio d'azione. Adesso me lo spieghi. Dopo che ho fatto 68 miliardi di battaglie, l'ho capito anch'io, probabilmente. Torrenta Fruru. Ok, ma in teoria io dovrei comunque spostarmi, non è che non posso farlo, semplicemente devo avvicinarmi al nemico, rischiando di essere il target successivo dell'attacco. Quello, credo che quello sia il punto. Vabbè, velocizzo un po' questa cosa, ragazzi, tanto livellano, hanno livellato tutti, quindi buono così. Ora dove vado da qua? Torno indietro? C'è pure un punto di interazione. Sotto, sotto. Ehi, ci sono dei pipistrelli da dietro, vai! Ciotto, giamaio? Li spacco tutti, li spacco, sti pipistrelli! Mi piace sta cosa dell'attacco a sorpresa. Allora, la facciamo partire sempre da Rufy, che lui tira il Gatalinga e fa fuori un po' tutto. Come, come no! Gatalinga! Ecco qua, vedi? Fine? Come? Ma è mio! Ma quello non era quindi uno dei miei cubetti? Hanno pure attacchi con questi cubetti? A quanto pare no. Hanno anche attacchi con questi cubetti? Ma poveri. Yeah, siamo fortissimi! Ah, perché c'era un cubetto a terra. Di Nami, ok. Mi ricordo già più come si fa, ragazzi, ad assegnare i cubetti, incredibile. Uno solo, ma uno di uno, scusami. A meno che non intenda che questi sono i cubi che ci sono nell'area e quindi li ho trovati tutti. Potrebbe essere, chi lo sa, vabbè, mettiamolo. Tanto non ce ne andiamo da qua finché non ho aperto tutto. Stemma PB 130. Quanta roba, vedete, ci serve tutto. Questa roba serve tutta. Ok, se lo piglia lei di nuovo. Ma ne può portare uno solo, quindi? Penso di sì. 123. Allora lo diamo a Robin, questo. Perché se devo sostituirlo, voglio che lei tenga la difesa. Riesci a raggiungere quell'arrampicante, Rufy? Certo, nessun problema. L'ho visto. Ah, posso anche fare così? Interessante, frammento cubico per Zoro. Questa è una cosa che non sapevo. Allora, attacco 407. Se io glielo applico, rimane 407.
Non so cosa servano questi cubetti. Però temo di dover passare per di lì per raggiungere, perché non c'è nessun altro appiglio qua, purtroppo. Però là c'è un cubetto, là ce n'è un altro. Qua dobbiamo fare bene l'esplorazione qua, perché sono i nostri cubetti. Dobbiamo stare attenti a non perderci nulla. Io andrei sopra, proviamo ad andare sopra, si può? No, devo per forza andare lì, va bene. Top. Nami, ti prego non caricare il forziere, potremmo avere un attacco sorpresa. Nami, per favore. Yamate, omae ni wa are ga mienai no ka? Kimochi wari iro shita komori ga muragatteru ja nei ka? Ascolta la voce della saggezza per una volta che arriva da Aesop, stranamente, fallo, ti prego. Anshin shite. Anta ga chi o suwarete mo otakara sai te ni haireba atashi wa daijoubu. È disposta a fargli succhiare sangue, non a farsi. Daijoubu na wake aru ka? È bravo. Mi ha fatto perdere un attacco a sorpresa, maledetto tu. Colpa di Aesop, ragazzi, ve lo dico, colpa di Aesop. Allora, io partirei sempre, come al solito, con un bel gatalinga. Peccato però che non posso colpirli tutti. Ah, non ho punti per le abilità? Perché? Boh, vabbè. Ma no, 207, va bene. Doppia doppia, bravissimo. Dovrei imparare a guardare chi è che attacca per primo, cioè chi è che attacca dopo di me e rompere la faccia a chiunque attacchi dopo di me, tipo questo davanti, vero? Così mi evito un colpo. Eh sì, questa è una cosa che andrebbe fatta. Brava lei. Mattelo. Ok. Sì, ha senso. Dobbiamo stare attenti a chi attacca dopo di noi e attaccarlo per primo. Cioè cercare di ucciderlo prima che arrivi il suo turno. Buono, buono. Sì, abbiamo livellato di nuovo. Vai, Nami. Ma no! Nanda? Doko kara arawara yagatta? Nami-san o tasuke ni iku toki ni jama shita yatsu ka? Nante itteru nda, Choppa? Choppa, parla con la fauna locale, per favore. Komori ga kowakute kakurete ta tte. Kakurete ta? Kiete ta yō ni mieta kedo na. Ciao. Yappari kieru n ja ne ka? Aitsu tasukete kurete arigatō tte itte ta zo. Chopper, tu potresti salvare la vita di tutte queste creature e non lo stai facendo. Io vorrei farti notare questo, comunque. Che a quanto pare li comprende e può farsi comprendere. Incredibile. Come non salvi la vita a queste povere creature. Attacco più 87. Lo mettiamo a Choppa. Lo mettiamo a Choppa, che è quello, è l'unico senza stemmi che ha l'attacco sotto il 300. Vai. Facciamo a così. Interessevole. Mela energetica. Un'energimela. Forse potevo direttamente catapultarmi là sopra, non ci ho pensato. Ma è meglio esplorare, ragazzi, perché potremo scoprire cose. Non posso scendere, dannazione. Cose interessanti. Non voglio uscire. Non si passa. È chiusa. Eh sì, è chiusa. La taglia Zoro? Cambia leader. Se nel corso dell'avventura arrivi ad un punto in cui è necessario sostituire dei membri della ciurma, puoi farlo con le frecce, ok? E quindi avranno ognuno un'abilità speciale, forse? Ikuzo. Oh, che bello. Taglio? Posso? Sì! Bravo lui! E niente, andiamo in giro con Zoro. Cazzo. Ma da ude ga nibutti agare. Posso anche rompere? Beh, ovvio. Che cos'è sto rumore? No, vai via, vai molto via. Voglio l'attacco sorpresa, vai via. Ok. Quindi se scappi non ti fai prendere. Ah, però è girato di qua, non ce la farò a fare l'attacco sorpresa, vero? Mirare teru na. Aspetta. Nani ka iru no ka konna tokoro ni? Ah, non si può saltare da dietro. Speravo ci fosse un appiglio per Ruffy, magari per catapultarsi dietro. E niente, dai.
Testa bassa, vai, eccomi! Ti picchio, ti picchio! Cagatti chi agare! Doscana! Tanto iniziamo prima noi lo stesso. Allora, posso... Ok, abilità. Chissà perché prima non le avevo. Come come no! Gatling! Mamma mia, ragazzi, il Gatling è una scopa. Pulisci l'aria in una maniera che guarda che bello. No, no, andiamo con Robin. Eccola qua, un bel 30 fleur, vai. 30 fleur! Schiaffone a questo cosetto. Devo capire ancora però perché a volte fa dei danni assurdi, a volte fa dei danni bassissimi. Netete ciodai. Livella qualcuno? Sì, bravo Zoro. Ok, non so perché alcuni sono leggermente più avanti con i livelli di altri. Mela energetica. Ah, forse con Rufy però possiamo fare i furbetti. Sì. Cubo di Rufy di nuovo. Quindi quello non indica i cubi massimi dell'area. Uno di quattro. Io non comprendo, ragazzi. Non lo so. Boh. Cose. Che non ci spiegano, perché questo, cioè, li ho letti i tutorial. Stavolta li ho proprio, sono fatto proprio la brava, li ho seguiti tutti i tutorial. E non ho capito assolutamente un tubo. Ikuzo. Vieni qui. Omaera okureru'n ja ne'zo. Attacco a sorpresa? Sì. Probabilità di criticos. Ore ni makaseru. Ce l'ha Zoro un attacco ad area? Sì. Wow. Ore no nakama ni te dasu na. Può muoversi, vai. Tiriamo questo. Tanto secondo me muore lo stesso, dai. È un cosetto. E infatti. Provato anche l'altro attacco, mi ero curiosa più che altro. Attoteki ore ga katsuyaku shita kara to itte kuyashigaru na yo, aho Genshi. Kozai te ro, aho Kokki. Ma sti due hanno finito. Ecco qua. Ala di pipistrello d'oro. Però forse mi conviene andare in giro. Cioè, vorrei tenere Zoro per esplorare. Però forse mi conviene tenere Rufy perché vedo gli appigli. Forse con lui non li vedo. Chi lo sa. Ara, iriguchi ni modotte korareta mitai ne. Yoshi, henna no ga detekuru mai ni koko kara deyou ze. No, il mio obiettivo è non andarmene via. Azop, tu non hai capito assolutamente niente. E credo che sia così perché secondo me tipo lì potrei appendermi. Vediamo un po'. Perché se è così ci tocca andare in giro con Rufy comunque. Infatti. Niente. Tocca andare in giro con Rufy, ragazzi. Peccato. Di Usoppa. Ma vogliamo dare un po' di potenziamenti appunto a coloro che non li hanno ancora ricevuti, poverini? Andiamo a parlarne di questa cosa. Uno. Va bene, dai. Tra l'altro, cambiamo un po' il party, dai. Facciamo i bravissimi. Non devo spiegarvi ancora che la mia copia del gioco è speciale e non ho un party da 4, ma solo da 2. Perché due personaggi sono fissi, no? Questa cosa è chiara, giusto? Eccola. Ah, era un oggetto. Frammento cubico di chopper. Credevo fosse un appiglio. Vabbè, meglio. Uno solo. Va bene. Arm point. Quindi salto. Che faccio? Salto giù? Salto giù. Però non voglio andare lì, voglio andare indietro. Ah, ma siamo già stati qui. Ok. Ho salvato. Ho sbagliato tasto. Dannazione. Ok. Io non lo so se ho esplorato bene tutto però a sto punto. Torno indietro un attimino, ragazzi. Che non mi fido. Ho fatto il pezzo con Zoro e credo di essermi persa degli appigli. Vedete? Lo sapevo io. E mo? Siamo finiti. Sì, ci siamo persi della roba. Quindi non possiamo andare in giro con gli altri PG perché ci perdiamo gli appigli. Alle spalle! Ah, non so se l'ho preso alle spalle. Ci ho provato, ma no, non credo. No, ok. Allora, attacco ad area, Zoro. Fallo tutto, vai. Perfetto. Allora, stella esplosiva sono deboli all'esplosivo, quindi sono deboli al fuoco forse? Ok. 204, bravissimo.
come si sente fiero. ウソップの鼻が削れてなくならずに済んで。OK, Robin. OK. Qua c'è una scala, fermi tutti. Là c'è un oggetto. Possiamo? No. Ma potremmo andare di là. Ma no, questa telecamera è un sensibile strano. Cioè, quando miri è meno sensibile di quando esplori, diciamo così. Ah, quello è il forziere che vedevo all'inizio. Vero? Vedi, vedi, lo sapevo, questo forziere ne sapeva a pacchi. Cioè, non ho ancora ben chiaro a cosa mi servano i soldi, ma sono piuttosto convinta che Nami sia in un angolo a fare la danza della vittoria. E io sono a fianco a lei a partecipare, perché... Soldi! Yeah! Andiamo... No, volevo andare di là. Andiamo di là. Con la porta interagiamo per ultimo, ragazzi. Prima esploriamo bene, recuperiamo tutti i nostri cubetti, facciamo cose. Livelliamo, diventiamo fortissimi. E poi usciamo. Con quale faccia però, Asop, allora? Il guerriero dei mari fichissimi non può avere questa espressione ogni volta contro delle scimmiette, porca miseria. No, no, facciamo partire Usopp, dov'è? Vieni qua, Usopp. Tu hai un attacco ad aria? Sì, vai. Ah, ma c'è solo quello lì? Madannazione. Erano davanti a Robin quelli multipli. Ma porca miseria, Choppy, vieni qui. Vediamo un po'. Cura delle alterazioni di stato, eccolo qui. Questo non ce l'avevamo prima, sono piuttosto sicura di non averlo visto. Ok. Abbiamo solo l'arm point, peccato. Allora faccio... No, beh, lo faccio attaccare, dai. Forse Robin ha quello ad aria, ma fa lo stesso. Purtroppo non ho ancora memoria degli attacchi che ogni personaggio ha. Ricordavo giusto, vedi. Però avrei shottato tutto, non avrei provato Choppy. Bene, bene. Esperienza bonus per tutti, ragazzi. Minna, daijoubu? Yatsuzaki ni sarete nai? Ma Robin, hai finito di spaventare Asop, porca miseria. Forse erano rimasti indietro loro due, chissà. Non comprendo come vengano assegnati i punti, sinceramente. Perché sono diversi? Aspetta, lui è livello 8 e ne ha 15.000. 14.000 a livello 7, ok. Però dovrebbero essere... No, sono proprio diversi. Perché anche lei è livello 7 ma ha 14.500. E lui ha 14.000 e basta. Quindi sono diversi proprio da personaggio a personaggio, ecco perché livellano diversamente. Chissà perché questa cosa, vado a capire. C'è roba anche di là, come si va di là? Non credo da qua, però c'è un forziere, quindi dobbiamo andare di là, per forza ragazzi. Cioè è legge, quando c'è un forziere per legge bisogna andare di là, se no esplode il mondo. È così. Questo non lo possiamo girare, vero? No. Ok, carico, carico. Ma in teoria non dovrebbe essere un attacco a sorpresa da parte loro. Mi devo prendere alle spalle, giusto? Zoro, facciamo una cosa veloce. Vai. Bravo lui. Allora, no, no, no. Facciamo un attacco specialus. Ma che schiaffone, Robin, brava. Minna, daijoubu? Yatsuzaki ni sarete nai? Iikata ga koei yo! Inizio a velocizzare un po' tutte queste cose, ragazzi, perché tanto ormai sono solo battaglie molto veloci e semplici. Mela stimolante. Aspetta. E quel pipistrello perché è lì? Non l'ho ucciso? Ah no, sono respawnati i nemici. Respawnano quindi i nemici. Ok. Quindi si potrebbe farmare un'area all'infinito. Come ho fatto a non vederlo? Eh? Proprio di Robin, brava me. Stavo proprio per perdermi un cubo di Robin. Dannazione. Il video di oggi termina qui ed esplorando questa caverna iniziale, solamente una prima piccola area, siamo praticamente già a livello 10. Quindi io mi aspetto di andare molto più su del livello 40, anche perché ripensandoci bene... Erano sì personaggi forti, ma non avevano gli attacchi con le lettere maiuscole. Leggisi i vari gear, leggisi i vari attacchi interessanti di Zoro e Sanji. C'erano attacchi belli, c'era un gear second,
e basta. Cioè, ci hanno fatto vedere un personaggio avanzato, ma non figo all'ennesima potenza. Io mi aspetto di vedere attacchi fighi all'ennesima potenza, ci spero un sacco. Comunque, per oggi ci fermiamo qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.